Quando hai iniziato a fare politica? Beh, diciamo che sono cresciuto a pane e politica per motivi anche di familiari. C'è sempre stato un impegno all'interno della famiglia, a parte mio padre, la politica, e quindi l'ho sempre respirata sin da piccolo. Un impegno invece in prima persona, nel corso degli studi universitari, già attraverso le associazioni universitarie, e poi con un impegno più forte e più importante con i movimenti giovanili. Concluso il periodo universitario, quindi dal 2003 sono quasi 7 anni di impegno, avendo seguito tutto il percorso delle responsabilità provinciali, regionali e nazionali di un movimento giovanile. Quindi il suo modello è stato suo padre. Cosa ha da rimproverare o cosa ha appreso da lui? Beh, un modello importante, soprattutto l'ho ammirato e l'ho apprezzo, anche nel corso di questo inizio di campagna elettorale, andando in giro per i paesi della provincia di Lecce, e di lui l'aspetto più importante che si sottolinea, e si sottolinea sempre, è quello di fare la politica con un rapporto principalmente di correttezza, di onestà e di rispetto delle persone. Quindi, oltre all'impegno politico, anche una costruzione di un rapporto amicale con gli elettori e con i cittadini. Cosa pensa di portare di nuovo nel mondo della politica? Il mio impegno è quello di, in qualche modo, di svecchiare questa nostra politica, perché tanti nostri coetanei si disimpegnano da questo mondo, e quindi l'impegno è proprio questo, di avere un consiglio regionale che accanto alle persone di esperienza, accanto alle persone che negli anni si sono impegnate e che continueranno a farlo, ci sia anche la rappresentanza delle istanze di un mondo giovanile che negli ultimi anni non è stato molto rappresentato. Quindi l'impegno mio che prendo è che vorrei con l'aiuto di tutti i cittadini, soprattutto le persone più giovani, poter rappresentare proprio questi nostri problemi e queste nostre esigenze all'interno del Consiglio regionale della Puglia. Come mai tante persone giovani si allontanano dalla politica o non si interessano proprio? Perché venute meno le strutture dei partiti negli anni 70 e negli anni 80, con questa nuova Seconda Repubblica, diciamo, o uno ha un impegno, una passione così forte, oppure ha avuto dei modelli di riferimento, ha avuto la fortuna di incontrare per la propria strada delle persone che ci hanno motivato, in qualche modo ci hanno dato una possibilità di correre per qualche ideale. Allora, a quel punto, la possibilità di impegnarsi in politica si ha. Tante volte tanti nostri coetanei invece non hanno avuto questa possibilità e quindi, diciamo, si disimpegnano. Però devo dire il vero, che nel mio impegno come segretario provinciale di un movimento giovanile, ho avuto la possibilità e la fortuna di aggregare tante persone, tante giovani menti, tante giovani potenzialità che invece alla politica vogliono dare tanto. Qual è allora la cosa che è riuscita meglio? Sono contento di aver appunto aggregato, di poter rappresentare anche la voce di tante persone che sono state vicine a me in questi anni e che quindi possono vedere, posso, vedono in me una persona che li può rappresentare e può dar loro uno spazio, una crescita per questo nostro territorio. Quindi già nel mio piccolo sono contento di quello che abbiamo realizzato. Oggi la sfida è più ardua, è più difficile, è molto importante, perché parliamo di un'elezione regionale, quindi il collegio è molto ampio, però siamo convinti che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato un ottimo lavoro e credo che le persone giovani in questo momento vorranno dare una fiducia ad un volto nuovo della politica e a uno di loro, un giovane come loro. Quale sacrificio ha fatto per la politica? I sacrifici sono tanti, quindi alle persone che si avvicinano a questo mondo, che non è un mondo a parte, la politica è anche vita quotidiana. Io ho una mia professione, faccio l'avvocato, sono avvocato, quindi ci si deve sacrificare e dividere tra l'attività professionale, gli impegni politici e anche il tempo libero da dedicare alle proprie passioni e ai propri hobby. I sacrifici sono tanti, però in qualsiasi settore, come nella politica, come nel mondo del lavoro, se non ci si impegna, non si rimbocca le maniche, i risultati non vengono. Quindi sono convinto che invece noi giovani, qualcuno ci taccia di essere un po' disimpegnati e di essere pigri. Invece ci sono tante esperienze, tante persone che si impegnano e i risultati sono convinto che verranno.